Siamo al congresso regionale della Simbia, la società di neuropsichiatria infantile nazionale. E oggi c'è il congresso della sezione siciliana e siamo con Carmelita Russa, che è uno dei soci e uno dei relatori, che ha presentato insieme a un gruppo di suoi collaboratori quattro poster, cinque poster. Sì. Allora, i poster vogliono illustrare dei momenti del percorso di cura pensato per pazienti affetti da disturbo del comportamento alimentare che afferiscono alla nostra unità operativa all'ospedale Cireale. Allora, abbiamo messo a fuoco alcuni momenti dell'intervento. Il primo intervento è la valutazione in ambulatorio, e questo poster ci dice il percorso che si fa, cioè quali azioni si fanno in ambulatorio per fare una diagnosi. Dopo la diagnosi che si fa in ambulatorio a cura della dottoressa Marzullo, neuropsichiatra infantile, Trovato, Di Stefano, sono i due psicologi, e poi ci sono due psicologi volontari tirocinanti, la dottoressa Ciraulo e la dottoressa Simoni, si occupano della prima valutazione di questi casi. Qui c'è tutto il percorso, tutte le azioni che vengono fatte e poi dei dati che ci dicono in 3 anni quanti pazienti sono passati, le diagnosi che sono state fatte, da quale provincia vengono, ma soprattutto, una volta fatta la diagnosi in ambulatorio, quale percorso di cura devono prendere, perché non tutti basta l'ambulatorio, devono essere spesso ricoverati o presi in the hospital, e a volte durante il percorso in ambulatorio ci può essere una ricaduta, eccetera. Quindi è all'interno di un percorso in rete che vede vari momenti, vari livelli assistenziali che assicurano al paziente le risposte di cui ha bisogno a seconda della priorità del momento. Quindi possiamo dire alle famiglie che ascoltano, se in famiglia c'è qualcuno dei familiari che ha un problema di disturbo alimentare, si può curare in Sicilia. Ah sì, ci tengo a dire una cosa, questo percorso però riguarda i minori, quindi arriviamo, si sta lavorando, ci sono degli ambulatori, però non è tutto il percorso completo in atto, degli ambulatori perlomeno in provincia, nell'ASP di Catania ci sono 2 ambulatori, ci sono anche nell'ASP di Enna, eccetera, c'è una rete ambulatoriale che fa lo stesso lavoro, solo sul livello ambulatoriale, ok? Va bene. Poi il post è successivo. Allora, essendo noi neuropsichiatri infantili, vediamo non solo adolescenti affetti dal disturbo, ma soprattutto bimbi piccoli che stanno enormemente aumentando. Sui piccoli l'intervento deve essere diverso, il percorso è diverso, c'è sempre ambulatorio, the hospital, a seconda delle priorità, ma il percorso prevede un intervento sia al momento diagnostico che terapeutico diverso. E adesso ve lo descrive la dottoressa Adriana Ceraulo, che fa parte del gruppo di lavoro che si è occupato di questi dei piccoli. Adriana è una psicologa tirocinante presso il nostro servizio. Sì. Buonasera, salve. Allora, sì, il percorso, diciamo, di intervento che prevede una diagnosi precoce dei disturbi del comportamento alimentare fa riferimento, come appunto gruppo di psicologi dirigenti dell'azienda, alle classificazioni diagnostiche dai 0 ai 3 anni con la classificazione di Chatou e la classificazione Grit Ormond Strict Criteria, che prevede appunto una diagnosi di DCA dagli 8 ai 14 anni. Il trattamento viene svolto in equip multiprofessionale, proprio perché la base di un intervento e di un team integrato che prende in considerazione gli aspetti somatici, personologici e relazionali, quindi non solo il DCA come disturbo, ma anche la presa in carico complessa dell'ambiente famiglia, della scuola e del territorio. Quindi l'equipe è composta da psicologo, da pediatra, da consulenti esterni. Il trattamento è medico, viene condotta una terapia nutrizionale, psicoterapie individuali e interventi familiari. Quindi l'intervento si sviluppa sostanzialmente in 3 fasi. Una prima fase che prevede appunto un ricovero in dei hospital all'ambulatorio, un colloquio con la famiglia per la raccolta dei dati anamnestici, la valutazione medica, la valutazione psicologica e l'osservazione del pranzo, e quindi l'assistenza alimentare che viene fatta, attenzionando gli aspetti relazionali che appunto il bambino ha con i caregiver, quindi con le figure di riferimento, in particolare con la madre, ma anche la funzione del padre, che diciamo viene attenzionata da noi in maniera particolare, in quanto appunto funzione di svincolo del rapporto che il bambino ha con la figura materna, e quindi una sorta di definizione
definizione dell'identità del figlio come appunto altro un po' dalla madre, e l'inserimento nel mondo sociale. Quindi attenzioniamo entrambe le figure, sia la funzione materna ma anche la funzione paterna. La diciamo ultima fase di intervento è quella dell'ospedalizzazione, appunto nei casi di quando l'intervento in DH o ambulatorio dovesse appunto non avere risultati attesi, o quando il bambino continua a perdere peso o la denutrizione provoca un grave pericolo di vita. Sostanzialmente il percorso appunto è quello che si vuole attenzionare, lo scopo e l'obiettivo è quello di un percorso integrato e complesso che prenda in carico non solo il disturbo e il bambino, ma l'intero processo, insomma, e contesto che sta attorno a questo tipo di problematica. Grazie. Bene, procediamo. Allora, questo invece poster illustra un momento importante dell'intervento nel percorso di cura. Alcune pazienti particolarmente gravi, dopo il ricovero in ospedale perché affette o da disturbi o da anoressia grave, da scompensi diciamo bulimici, comunque non do qui i criteri di ricovero dei pazienti, ma pazienti gravi che sono state ricoverate poi continuano il loro percorso terapeutico o in ambulatorio qualora è possibile farlo, o molto spesso in the hospital perché hanno bisogno ancora gli interventi abbastanza intensivi, per esempio hanno bisogno ancora dell'assistenza alimentare. Allora, queste pazienti in genere dimesse dal ricovero che viene fatto in acuto, poi fanno nel percorso di cura parte della terapia, possono fare un individuale, una familiare, ma in gran parte, e a me sembra uno degli interventi più utili ed efficaci anche per la valutazione dei risultati, fanno terapia di gruppo. Io qui passo la parola alle colleghe che hanno condotto gruppi all'interno dell'ospedale con adolescenti affetti da disturbo alimentare, delle colleghe che sono psicoterapeute e gruppo analista, la dottoressa Russo e la dottoressa Barbagallo. Una di loro vi illustrerà il post. Sì, allora, il poster vuole essere una sintesi di un lavoro che ha già radici un po' antiche, perché inizia nel 2001, che viene fatto all'interno di un percorso, come diceva la dottoressa Russo, di The Hospital terapeutico per le pazienti affetti da disturbi alimentari. In base alla fase del percorso, dopo un'attenta valutazione, si creano dei gruppi adatti a queste tipologie di pazienti. Attualmente la casistica prevede una maggiore presenza di casi femminili, e c'è una prima fase in cui vengono fatti dei colloqui di introduzione al gruppo, che precede la fase della fondazione del gruppo, dove vengono poi condivise quelle che sono delle norme che regolamentano questa esperienza, che ha in media una durata di un anno, ma anche 2 anni, perché in alcuni casi c'è stata esigenza di prolungare l'esperienza viste le esigenze del gruppo. In realtà questo gruppo si incontra una volta a settimana per un totale di 120 minuti, che il tempo è necessario perché, essendo in tanti, almeno 6-9 pazienti per gruppo, si ha maggiore necessità di tempo per poter dare spazio ad ogni paziente per esprimere le proprie situazioni. C'è una condivisione delle regole che fa sì che il gruppo si compatti e condividi quelle che sia un'esperienza abbastanza drammatica legata alla sintomatologia, ma che diventi poi occasione per inserirsi nuovamente in un contesto sociale. Quindi ci sono molteplici aspetti che si intersecano l'un l'altro. Il poster vuole essere esplicativo di quello che è il processo del gruppo, e come dicevo poc'anzi, la prima fase è la fase della fondazione, dove c'è un incontro preliminare di conoscenza.
Poi c'è una condivisione legata alla sintomo e quindi l'esperienza comune che le porta a fare riferimento al reparto. E il gruppo viene definito come rifugio sicuro, dove ognuno riesce a condividere la propria esperienza e rispecchiarsi nell'esperienza dell'altro. Nella seconda fase viene detta la fase della conflittualizzazione, dove si elaborano diversi pensieri legati alla sintomatologia e dove si tende poi a cercare un varco, un pensiero diverso che permetta di affrontare tutto quello che riguarda la problematicità sia dell'età che i soggetti hanno, sia della patologia. Quindi il gruppo diviene un luogo dove le angosce diventano dicibili. Nella terza fase abbiamo la fase dell'appartenenza e la soggettualizzazione, dove il gruppo diventa coeso e diventa un luogo centrale dove emergono le diversità e dove viene garantito uno sviluppo adeguato del singolo. E mi va di concludere e dare importanza a questa immagine, che è un elaborato che nell'ultimo gruppo che abbiamo chiuso a luglio una delle pazienti ha donato al gruppo e che è una sintesi di quello che è tutto il lavoro che viene fatto con questa tipologia di pazienti. Vi leggo proprio quelle che sono le sue parole che accompagnavano la descrizione di questo disegno. La circolarità delle mani, composizioni e colori diversi rappresentano il percorso di ognuna di noi rispetto alla fase in cui si trova. Non so se si vede bene l'immagine, ma l'immagine prevede 3 tonalità diverse in chiaro scuro, 3 colori diversi, il grigio, il nero e il blu, e le mani hanno una posizione diversa intenzionata dall'autrice del disegno. Altra cosa, precisa che le mani delle dottoresse non sono presenti tra queste, perché loro vedono il percorso da un altro punto di vista, lo vivono in maniera diversa, e questo è fondamentale perché alla fine il percorso di cura deve portare all'autonomia, alla vita sociale, non deve creare una nuova forma di dipendenza. Eleonora, la tua esperienza proprio così, emotiva, com'è stata? Oddio, come emotivo si potrebbe dire molte cose, sicuramente anche l'esperienza ovviamente gruppale da un punto di vista emotivo deve essere distinto da dove si vive il gruppo. In questo caso l'abbiamo vissuto in reparto, quindi con processi, dinamiche molto diverse rispetto a quelle che si potrebbero vivere in un gruppo privato. Questo mi va di sottolinearlo perché il luogo molte volte condiziona non poco il lavoro che poi si va proprio nel vivo vanno a fare sia i conduttori che proprio i pazienti stessi. Se tu dovessi parlare adesso con una famiglia o con una ragazzina o ragazzino, cosa gli direste alla luce della tua esperienza? Ma dipende ovviamente dal perché. Cioè, cose che domande mi dovessero fare, però è anche vero che l'esperienza di gruppo la consiglio sia perché è fisiologica, ma anche perché è un modo come un altro per essere un attimino tutti alla pari. Non c'è una gerarchia per cui c'è un capo, poi ovviamente si creano anche un po' dei leader in questo senso. Noi abbiamo avuto in questa esperienza del gruppo una delle pazienti, per esempio, che mi viene in mente era una bravissima nostra, la potremmo definire una co-conduttrice, nel senso che dava delle restituzioni al pari nostro e supportava molto il gruppo e ha favorito tantissimo il processo, per cui mi sento di consigliarlo sia ai genitori che si trovano in un determinato momento della vita difficile, sia agli stessi ragazzini. Quindi la vita di gruppo non solo
aiuta a migliorarsi, a stare meglio, ma anche a sviluppare la leadership che c'è dentro. Anche la leadership, sì. Bene, questo poster è un po' più scientifico, diciamo. È la ricerca condotta dalla dottoressa Stissi su un campione di pazienti del nostro che hanno avuto ferite, diciamo, al nostro reparto e selezionate per una ricerca che adesso la collega neuropsichiatra infantile, anche lei, vi illustrerà. Sì, salve a tutti. Allora, come anticipato dalla dottoressa Russo, questo poster è una sintesi di uno studio che abbiamo condotto all'interno del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Acireale, centro di riferimento regionale per i disturbi del comportamento alimentare. Il nostro fine era quello di valutare la correlazione tra due costrutti molto importanti, che sono il costrutto della lessitimia, letteralmente mancanza di parole per esprimere le emozioni, e dissociazione. Abbiamo reclutato 39 soggetti che avevano varie diagnosi, di cui in particolare 21 pazienti presentavano una diagnosi di anoressia nervosa restrittiva, 10 pazienti una anoressia nervosa con condotte di eliminazione abbuffate, mentre avevamo 8 pazienti con bulimia nervosa. E abbiamo ottenuto dei risultati molto interessanti che vanno un po' a confermare quelli che sono i risultati presenti in letteratura. In particolare abbiamo evidenziato che le pazienti con anoressia nervosa restrittiva presentavano una difficoltà maggiore nella descrizione delle proprie emozioni, a differenza delle pazienti con bulimia nervosa, che presentano delle correlazioni maggiori con la difficoltà nell'identificare le emozioni, e inoltre mettono in atto, hanno una tendenza maggiore a mettere in atto delle strategie dissociative. Ovviamente si tratta di dati preliminari, il cui fine ultimo è quello di elaborare dei protocolli di intervento per fronteggiare quadri clinici che sono appunto caratterizzati sia da una dissociazione quanto da un deficit dell'elaborazione dei vissuti emotivi. Grazie.